abita a Gaetano. Gaetano è un signore che circa 15 anni fa ha comprato la casa, questa grande casa, e sono all'incirca 15-20 anni che sta qui, personaggio caratteristico, originario di Arcadia, vedete i cani, qualcuno è anche un po' pericoloso, bisogna stare attenti, ho preso appuntamento, vediamo se vuole raccontarci qualcosa, soprattutto la sua esperienza qui, Montefinese, in questi anni. Gaeta, buongiorno, grazie che mi hai ospitato. Io voglio sapere come sei arrivato a Montefino. E se è mia figlia, la faccio qua, va bene, solo la moglie capa. Hai comprato sta bella casa, vero? Vero? Ma quanti anni che stai qua, Gaeta? Sono 20 anni. E hai fatto la campagna qua a Montefino? E la faccio ancora. Come... Gaeta, ma con questa bella casa di campagna, tutta sta terra, come ti sei trovato? Io mi trovo benissimo. Bravo. Mi trovo bene. Bravo. Se la gente fosse tutta come a me, è la stessa in paradiso. Tu sei di Arcadia, vero? Arcadia, provincia di Foggia. Sì, una cosa, ma che pensi di Montefinese, Gaeta? Io penso. Signora, buongiorno Maria. Buongiorno, buongiorno, buonasera. Che pensi di Montefinese? Come ti hanno accolto, Gaeta? Io né male né manco bene, andavo a destra, poco a destra e poco a sinistra. Ah, ok. Se quelli che mi rispettano mi vanno bene, stanno quelli che mi odiano. È normale. Capite com'è? Ma la maggior parte mi è tutto bene. Gaeta, senti una cosa, tu sei di Arcadia, vero? Un paesino di... pochi abitanti, sei un pastore, vero? Hai fatto il contadino, il pastore, di tutto. Hai fatto l'agricoltore, vedi? C'era un pastore di pecore, tutto. Sin da piccolino? Fino a 15 anni. Poi mi andai all'estero e facevo il muratore. Facevo anche il delizio. Ho capito. Poi hai incontrato la signora Maria. Vero, signora? Perché? Un grande sbaglio. No, perché? Perché c'è un'altra donna da campare. Ma siete così belli, siete, perché grande sbaglio? Va bene, Gaeta, ma c'è qualche animale, qualcosa da farci vedere? No, niente, niente, niente. Galline, quattro galline e un paio di conigli. Quindi hai smesso anche tu di fare l'agricoltura? Sì. Non puoi, sì, costa da mangiare. Ho capito. Noi non guadagniamo niente di più l'agricoltore. Stiamo sotto i dittatori italiani. Ho capito. Mondicitorie. Se frega pure lo sangue di non andare bene. E se fa poco, se frega pure lo sangue che moriamo tu. Ho capito. Gaetano c'ha due figli. Qui abbiamo tutte le fotografie. Tuo figlio, vedi? Gaetano c'è una casa bellissima con la stufa come una volta. Complimenti. Complimenti. Va bene, Gaeta, io ti ringrazio dell'accoglienza. Bella che sta le Carmine, quella che sposa a Montefino, lui. Ah, guardate quante belle foto, tutta la vita qui. Raccontata. Questa qua sono i miei genitori. Raccontato tutto qui. E questa qua era quando ero piccolina io, ui. Oh cielo. Vedi? Quello è mio padre e ero piccolina. E dove stavi qui? A Castelluccio dei Sauri. Castelluccio dei Sauri. E lui a Cadia, dove l'ha incontrata? Marie, dove? Vicine sono. Ah, ho capito. Ma essi sono vicini. E Marie sembra proprio G. Addirittura. Mio padre, mia nonna e il nonno suo sono fratello e sorella. Vi siete sposati giovani, eh? Sei sposato giovane? Io a 24 anni. Oh, giovane, sì. E lei a 20. 20? 20 anni. 20 anni d'amore, Maria, giusto? 50 anni hanno fatto quest'anno. Oh madonna. Va bene, senti, prima che... All'Abruzzo nessuno fa 50 anni matrimonio. Ci sta. È difficile. Gaeta, ma prima che ti saluto, pensi di restare qui a Montefino? No, io rimano qua in Abruzzo, ma non qua, ma i figli stanno qua. Sì, ma rimani qua a Montefino o ti sposti? No. Montefino? Ma meno basta, male. Quando vado a me lo sposare? Oh, tenete i miei figli, li ne ho più.
La campagna, non ci stai a fare un po' di lì, ma stanno mio figlio, no? Mio nipote. E tu basta più, oramai mi ho fatto tanto spostamento, basta. Senti, ma tu che età e quanto che soldi sono investiti in questo bel casolare? Due sacchi di soldi. Sei contento di questa casa e questi investimenti? No, sono contentissimo. Ok. Tutti i lavori miei della Germania, tutto qua sta. Ok. E mo mi vai a tassare il comune, li morta il comune. Gaeta, è andato bene, siete una coppia così, così bella, così felice, grazie. E ci sentiamo, ci vediamo a Montefino. Ma posto. Ma scalda tanto, scalda. Questa è una stufa americana. Col tubo. Questa è americana, sta stufa dell'America. Bella casa, che tal? Tutto qua sotto vivi tu, hai fatto bene. Tutto su un piano. L'inverno dormiamo sopra. Bello. L'inverno qual è stato? Ci fa anche caldo. Fammi vedere sti cani, dai. Qual è il cane più cattivo che c'è? Questo piccolo. Perché? Che fa? Attacca a aggancia le gambe. Quello aggancia solo lui, pure vogliamo che ti non ci caso nulla. Si aggancia le gambe. E questo sto cane è un lupo, l'ha preso l'occhio. L'occhio è destro. Il lupo. Il lupo. Ma dai, veramente. No, perché fa capo sono buttato. E poi? Ma si tiega, le gambe si acciuppoliano qua non, perché il lupo quello se quella seminava la rete, cullato. Ma ci mancano di anni, voglio! Quindi si avvicina anche il lupo. Pensa un po'. Pensa un po'. Ha già aiutato pure le persone, Va bene, Gaeta. Guardate che bel casolare, eh! Fai un fischio a sti cani, Gaeta. Bianco! Guaglio! Da se ne vedo. Gaeta, Bianco, vieni qua. Gaeta, come chiamavi le pecore quando facevi? Da cazzo giù. Qui c'è la razza se me. Chi sono delle brevi, dei Montefi? Chi? Vieni, che tu, ma tu sono brevi dei Montefi. E nato, per te nato, se ne è e ne è tornato più. Gaeta, ti saluto. Chi c'ha il baffo più bello di Montefino? Gaeta, ma mo se ne ha mucciato di poco. Mannaggia la miseria. Il tuo baffo è famoso, Gaeta, a Montefino. Ci manca solo la pistola e un cavallo. Sì. Grazie, Gaeta. T'hai già portato al sud qualche volta. Sì, ad Accadia. E a Accadia, porta proprio alla chiesa della Monna Lucarma, andiamo al sud della Monna Lucarma, là, della grotta, là, dentro la Murgia. La Murgia, sai che? Un sasso grosso quando una casa. E la mezzo c'è lo spac e quella è una comparella là sopra. Sta la storia tutta scritta. Gaeta, ma quando eri giovane, come erano le ragazze di HD? Fino a qua mi vengono a trovare. Ma sono 5-6 anni. Tua moglie non ci sta, non si può dire. Chi ti è venuta a trovare, Gaeta? La prima fidanzata mia. Qua è venuta? Tua moglie non sapeva. Stai però scusare di quando spuovo il carro. Ma mia moglie lo sa, quella ce lo dice a mia moglie. Ah, bravo. Che mi ha dato atta buona, se non si arrabbia. Che significa atta buona? Mi deve trattare bene. Quello diceva un bacio a mia moglie, Marì, questa è la prima fidanzata mia, trattamelo bene. Ma te la già fai lì. Dai, andiamo. Marì, vieni qua, tu non lo sa. Però glielo dici tu, eh? Tu me la dici a mettere pure la musica, Martì. La musica ce l'ho io, non ti preoccupare. Ha detto chi è la prima fidanzata mia? Di quel non ci vedi più qua, prima ne va qua. Ma che mi diceva quando me ne va qua? Tu che le dicevi? Sei contento che me ne va qua? Certo che era contento. Eri contento? Era l'amore della tua vita. Veramente? A domani come dicevi? Come dicevi? Perché l'avevo trattata bene, che era un vecchio fidanzato, un vecchio amore. Scusa Maria, quindi era l'amore della tua vita? E allora perché ti sposate? Perché stava in Germania, essa stava all'Italia, allora si sposa prima lei. Trovasse una scambalascesa. E Maria, tu non sei gelosa che va. Niente, vero?
E quello non so perché io sono uno serio, non sono uno che... La vita deve essere libera, l'uomo e la donna. Sì. Se ama di stare insieme, deve stare a destra, se no non c'è te ne. Le persone devono essere libere. Libero. Le persone devono essere libere. Libero. Quindi Gaeta, tu hai il viso di chi uno ha avuto, di chi ha avuto qualche donna, vero? Vabbè, succede. Ma mi succede. Va bene, Gaeta. Grazie, Gaeta. Sei un grande. Però io ti vengo a trovare qualche volta, capito? Perché tu sei un personaggio di Montefino. È vero? È un attore. È un attore. Il baffo più bello di Montefino. Ciao Gaeta, grazie. Niente, è già giusto ancora. Speriamo che non registrei. Gaetano, è stato il tuo primo amore? Sì. Prima e l'ultimo. Prima e l'ultimo. Gaeta, sei fortunato. Sei fortunato. Sorte e cazzo in guria da che nave. Aspetta, dimmi.